Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Prosegue speditamente in forma robusta la cordiale intesa fra Russia e Cina. Cordiale intesa che segna davvero una novitas nello scenario del mondo post 1989 e che è la prova provante di come l'imperialismo della civiltà del dollaro possa essere fermato a patto che ci si sappia alleare tra stati non allineati e in grado di opporre resistenza. La Russia già più volte ha ricevuto nelle settimane scorse appoggio e sostegno dalla Cina in relazione alla vicenda dell'Ucraina. La Cina infatti ha chiarito a più riprese che l'alleanza con la Russia è solida come una roccia e che non è disposta a lasciare la Russia in pasto all'aggressione imperialistica statunitense e ai desideri di conquiste della NATO che mirano a destabilizzare la Russia attraverso l'Ucraina. E adesso è la volta della Russia che interviene precisando che è pronta a difendere fino in fondo la Cina dalle aggressioni e dalle ingerenze già in atto da parte della monarchia del dollaro attraverso Taiwan. Potremmo dire che da un certo punto di vista, senza esagerazioni, il rapporto dell'imperialismo della NATO con l'Ucraina in funzione antirussa è, mutatis mutandis, analogo a quello in relazione a Taiwan in funzione anticinese. E a questo riguardo, così leggo sull'ANSA del 2 agosto 2022, la Russia ha precisato che è pronta a difendere la Cina. Mosca, Cina ha il diritto di difendere la sua sovranità. La Cina, scrive l'ANSA, ha il diritto di prendere le misure necessarie per proteggere la sua sovranità e integrità territoriale. Lo ha detto il Ministero degli Esteri russo, citato dall'agenzia Interfax in merito alla visita di Nancy Pelosi a Taiwan. Possiamo dire in termini generali che come la civiltà del dollaro sta utilizzando l'Ucraina per colpire la Russia, così sta utilizzando ora Taiwan per colpire sul lungo periodo la Cina. Ed è un bene che Cina e Russia stabiliscano questa cordiale intesa fra loro, che non fu mai instaurata ai tempi del maoismo e dell'Unione Sovietica. Una cordiale intesa che è importante non solo per il rapporto fra Russia e Cina in funzione anti-atlantista. La Russia è più debole da sola ed è un nemico per gli Stati Uniti solo nel breve periodo. Nel lungo periodo il vero nemico essendo la Cina, una potenza e un colosso sotto ogni profilo militare, economico, politico e geopolitico. Ma questa cordiale intesa è importante per il mondo intero, dacché segnala la possibilità già in atto del costituirsi di un blocco antagonistico rispetto a quello liberal occidentale a traino statunitense. Insomma, Cina e Russia insieme possono non solo resistere, come già stanno facendo, alla barbarie neoimperialistica di Washington, ma possono altresì, in maniera convergente, costituire un nuovo polo di aggregazione per tutti gli stati sovrani disallineati che per una via o per un'altra sono giunti all'opposizione contro l'imperialismo di Washington. Davvero lo scenario sembra mutato rispetto a quello che accadde subito dopo il post 1989, quando Russia, Cina e tutti gli altri stati sembravano ormai in declino e sembrava che ci fosse spazio solo per il monopolarismo atlantista. Sembra che ora invece stia generandosi un nuovo multipolarismo garantito dalla Russia e dalla Cina, in grado di mutare le sorti del mondo, di porre in essere nuovi scenari, di disegnare nuovi equilibri, in grado davvero di resistere all'imperialismo monopolare della civiltà del dollaro. Scopriremo presto se questa sarà la via. Intanto questa alleanza oplitica, direi, tra Russia e Cina è un buon segnale, è una spia che ci indica che non tutti sono disposti a piegarsi cedevolmente in maniera subalterna alla cosiddetta civiltà del dollaro. Radioattività con Diego Fusaro.